L'albergo è parte stessa di una vacanza, è un luogo non luogo fatto di transizione, di passaggio, di incontri, di viaggi e di scambi. È in questo contenitore così complesso, fuggevole, quasi indescrivibile, che arriva improvvisamente un elemento a fermare tutto questo, a fermare il tempo, l'opera d'arte. Anch'essa diventa ospite momentanea dell'albergo, è arrivata ma poi dovrà ripartire. Obbliga il viaggiatore, fruitore, a fermarsi, provocando uno scambio di emozioni. L'arte può diventare uno dei migliori veicoli di marketing territoriale e turistico. È esattamente questa l'ottica in cui si inserisce Art Hotel. Sì, devo fare i complimenti alle Confesercenti, agli albergatori, agli artisti che hanno messo in campo un'iniziativa veramente molto bella, perché far entrare l'arte negli hotel, hotel peraltro, 8 hotel che sono distribuiti in tutta la fascia costiera nostra, oltre che un evento di carattere simbolico che aumenta la sensibilità nei confronti della bellezza, dell'ospitalità, dell'accoglienza, ci consente di raccontare anche agli operatori artistici e la cultura dell'accoglienza di Fano, sublimata appunto dall'arte. Un'iniziativa per la quale i turisti avranno la possibilità di conoscere i nomi più importanti e la migliore produzione artistica delle nostre terre, in un percorso d'arte non relegato in locali museali, ma visitabile in qualunque condizione o momento della giornata. Abbiamo messo a disposizione del nostro turismo, abbiamo messo a disposizione degli artisti, giovani artisti locali, ma che sono già conosciuti sia a livello nazionale che fuori dal territorio, e perciò per la prima volta abbiamo messo a disposizione alcune strutture, esattamente 8 strutture alberghiere, che ospiteranno per tutta l'estate le opere di questi giovani artisti fanesi. Un nuovo modo quindi per poter vivere un luogo così rarefatto, fuggevole come un albergo. Saranno ospitate arti riguardanti pittura, scultura, fotografia, installazione e illustrazione. Buona arte a tutti quindi!